Buongiorno. Buongiorno, buona domenica. Buona domenica e buon 1 febbraio, febbraio, oggi. No. Allora, stamattina, a parte che abbiamo preparato la colazione, abbiamo fatto la spremuta fresca. Sì, abbiamo comprato al Lidl. Glielo devi dire, perché Giusto, abbiamo a la 10 Lidl a euro. San Juan, A 10 euro un giusto. cavolo, lo spremio il grumo elettrico. Elettrico. E io ieri sera mi sono messo bello di polso e ho fatto la La spremuta d'arancia. Poi spremuta d'arancia. ovviamente non può mancare la Nutella. No, Gli hai messo zucchero? secondo me senza zucchero si deve. Ok. Ci siamo attrezzati, forse lo state capendo, di braccetto per fare i video. Così non tremo più, anche se comunque YouTube poi lo fixa, come si suol dire, lo sistema, no? Ti dice, vuoi sistemare questo tremolio? Sì. Comunque, stamattina andremo a Marsax Lock, che è un paese di Malta. Malta. Sì, vabbè, ok. È un paese prettamente. Non c'è Ne hai buttato troppo? No. È un paese di È un paese, pesce. ok, è un paesino di mare dove praticamente la sua particolarità è il porto Vabbè, dove e c'è il il mercato del mercato? Dove c'è il pesce. mercato del pesce? Praticamente Oddio. la mattina presto ci sono quelli con le bacchette e tutte le cose che vendono il pesce. Oggi ci sarà pure il mercato e poi è caratteristico anche perché ci sono tutti i ristorantini, tutti sul mare e sono tutti tipo dove puoi andare a mangiare pesce fresco ovviamente perché ce l'hanno alla portata di mano e dicono pure che è abbastanza economico. E quindi oggi pesce. Adesso si è fatto il colore. Cioè, è figo. Allora, siamo arrivati a Valletta Credo. e stiamo aspettando l'altro autobus per andare a Marsax Marsa's Lock, Lock. ok? Da San Julian abbiamo preso il Allora, da San Julian possiamo prendere o il 12 o il 13 che ci portano a Valletta. E poi da Valletta che è praticamente il centro, dove ci sono tutti gli autobus, dove Ah, tutti gli ok. autobus di Ci sono Valletta, le varie stazioni, no? gli autobus di Malta vanno a finire a Valletta. Quindi poi da Valletta prendi praticamente l'autobus che serve e arrivi là. Ora io vorrei capire, questo è un 83, perché si è messo qua nel posto dell'82? Perché diventerà un 82? Perché non lo so. Master's Lock? 23, Santa Lucia. Allora, siamo su un bus, abbiamo preso l'X86, ma oltre l'X86 si può prendere l'81 e l'85 per arrivare a Marsax Lock, che passano di continuo. Quindi però abbiamo aspettato 5 minuti forse. Tipo ce n'è uno ogni 10 minuti, anche di meno. E stiamo andando, ma c'è l'urgenza, infatti è il secondo che abbiamo preso perché il primo non ce l'ha fatto salire che era pieno. È pienissimo, credo che sia così pieno perché ci sono tutte queste persone che vanno al mercato la domenica. Tutta questa confusione su un auto, cioè abbiamo dovuto fare la lotta per entrare proprio. Dietro di noi ci sono dei ragazzi. Ci sono dei ragazzi che si fanno le foto con il bastone. No, hanno finito in questo. Sono spaccato. Bancarelle. Spettacolo di mare. Facciamoci il bagno. Certo, ora ce la facciamo. Ma
Dove vede il boss? Ma voilà, forse 5 euro, però non ce n'è. C'è tutto il mercatino, tutte le bancarelle, fino ad ora, tutte cose per la casa. Sì, per la casa, oppure scarpe. Scarpe, borse, vestiti. Borsa. Accessori niente ancora. Non accessori niente. E già si iniziano a intravedere i vari ristorantini. Ci sono le custodie. Le custodie. E poi ci sono anche i bastoni. Ale ha appena comprato questa cover. Sono felice. Questo. Perché posso di spendere. Ma posso di spendere praticamente 20 euro. Anche di più, perché tipo se la prendi puro, questa qua, questa no. Ho speso 6 euro. Vediamo, farla vedere bene. Prova a fare il comment. Ehi, fan è sto. Ale è stregata da queste bancarelle, proprio sta impazzendo. Ciao Ale. No, beh, io posso morire. Apple pie. Ma le prendiamo o ce le portiamo? Wayne. Allora, Marsax Lore. Ecco, un evento conosciuta soprattutto per queste imbarcazioni che si chiamano Luzzi. Sono conosciute perché hanno quegli occhietti sul muso della barca. Quegli occhietti che sono di origine egiziana e praticamente servono a tenere lontane le sventure del mare, no? Il malocchio. Il malocchio, sì, le sventure del mare. Forse li chiamano anche occhi di Osiride. Iside. Forse Osiride, sai? Comunque sono caratteristiche, oltre che ovviamente per il mare che c'è qui in questa zona, anche per questa imbarcazione. Qua inizia la zona. Un piccolo dai, tiro fu. Com'è? Combo. Ma non sei già? Ma cosa? Ma non è ciò? 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 Torniamo dopo, prendiamo stasera. Pausa break. No, perché dobbiamo cercare una trattoria tipica. Vabbè, pausa perché ora ti vuoi fumare una sigaretta. Ah, molto. Dietro lo sfondo. Abbiamo comprato tantissimi dolci, penso non. Abbiamo la colazione per una settimana. Secondo me abbiamo la colazione per una settimana. Secondo me forse tre giorni. Perché sono dolci tipo fantastici.
saranno buonissime. Abbiamo preso l'apple pie. L'apple pie, quella specie di ciambella. Una specie di dolce tradizionale maltese. Cocco e fragola. Andiamo a pranzare, vogliamo andare in qualche trattoria tipica. Trattoria? Deve essere tipica, perché sennò non abbiamo fatto niente, perché i ristoranti siamo un bravo. Invece noi dobbiamo andare lì. Dobbiamo andare lì, così in questo modo facciamo i maltesi tradizionali che vanno a mangiare. Il mercato immenso, lunghissimo, ci abbiamo finito adesso, ci l'hanno tutto quanto, però bello, c'è di più. Stiamo scegliendo il ristorante, abbiamo letto un po' di recensioni su TripAdvisor, ce n'è uno che si chiama Tartarun, è uno di quelli più votati e con le migliori recensioni. Probabilmente andremo in questo ristorante. Ora vediamo un attimino, leggiamo un po' il menù pure, perché niente, oggi abbiamo dei pesci. Sì, una volta ogni tanto possiamo anche farlo, no? Basta. Oggi è il secondo su 43 ristoranti a Marsa's Lock. Volevamo andare al Tartarun, però proprio attaccato ce n'è un altro che si chiama Tanna Mari. Dove le recensioni di... mi ha colpito perché ho visto che c'avevano tutte gli antipastini, puoi fare tipo il giro degli antipasti con 20 euro e poi prendi un primo, una cosa del genere. E ci ha colpito di più perché per questo. Solo che dobbiamo aspettare una mezz'oretta, già sono le 2 e un quarto. Mangeremo alle 3. Mangeremo alle 3, tutto pieno ovviamente. E ci siamo fermati qua. Questo dovrebbe essere la chiesa. La chiesa. Va bene, si sta facendo cielo adesso. Questa è la chiesa di Marshall. Marshall's Lock. Mentre aspettiamo. A parte che c'è un po' di vento qua. Mentre aspettiamo, volevo raccontare che ieri Alessandra mi ha raggiunto al negozio, però loro sempre non sanno che io lavoro da Terranova a Slima, Tiggy Point, e quindi giustamente quando ci sono offerte uno si compra le cose, no? E a Dale gli arrivano sempre dei messaggini, mi arriva su WhatsApp, ti piace questo, ti piace questo, ti piace quest'altro, e allora io ho deciso di sistemarmi carina e andare al negozio e abbiamo comprato un paio di cosine. Tu che ti sei preso? Un po' di cose. Allora, io ho preso questo vestito che non si vede, però è carino, con il cinturino qui così nella vita. E le manichine a tre quarti l'ho preso 12 euro, che me lo ricordo ancora. Vabbè, altre cose magari prezzi poi... tipo scontatissimi. E poi ho preso anche una camicia di jeans, una gonna, comunque altre cose che poi magari vi facciamo vedere nel prossimo video. Sì, magari le indossiamo, tipo sicuramente indosserò qualcosa. E poi le altre ve le facciamo vedere così, tutto, yeah. E io invece ho preso questo, fatto l'offerta della vita, che si chiama Parca ed è, amore, il capo più cool della... di quest'anno, del 2014-2015. È ottimo perché inizialmente era a 69 euro, poi con i vari sconti, perché lì la Terranova si parte con 50, 60, 70 fino poi a esaurimento sconti, quindi 69 euro, 49 euro, 29, quando è arrivato a 19 euro, subito misura M e me lo fa portare a casa. Io invece non ci sono arrivata a prendermi il capo più cool dell'anno perché non l'ho trovato. Non c'è arrivato. Però si è preso sempre le sue cose. Ovvio. E io pago. E io pago. Pago anch'io, anch'io lavoro per comprarmi vestiti. I vestiti te li compro. Io. Io.
Siamo entrati finalmente, primo antipastino di pane. Già devo da quello in mia. Questo qua dice che è, sta registrando, sì. Il classico cucidato ragusano, perché i titolari di questo ristorante sono ragusani di Ragusa, e dice che di dentro c'è il formaggio e la salsiccia. Questo qua invece è pane con il pomodoro secco, e invece questo qua è pane classico a lievitazione naturale, tutto a lievitazione naturale. È arrivato il primo piatto. Porto. Ciao. Comunque è arrivato il primo piatto, sono i crudi. Ci avevano spiegato pure che cos'erano, però in questo momento non mi sto ricordando, so solo che questo qua è una polpa di riccio, una tartare, un gamberone con... cos'era questo? Cubettato. Cubettato. Gamberone cubettato. Questo qui è con le noci e il salmone, quello con le pesche, questa è l'ostrica che se la mangia fortunata, perché io non ne posso mangiare. Niente, vi auguriamo buon pranzo. Vi auguriamo buon pranzo alle 4. Ciao. Allora, iniziamo con polpettina di neonato con caponata, parmigiana di pesce con fili di melanzana, involtino di pesce spada con la salsa di sotto, involtino con calamaro ripieno, purè di patate e insalata di pomodoro. Grazie. Abbiamo mangiato gli antipasti. Sì. E ora cosa hai ordinato? I paccheri con... con i frutti di mare. Con i frutti di mare. Perché l'amico pensava... Cosa? Pensava che con quei quattro minghie che ci ho portato là tutti tipo ci sentivamo, e quindi ora abbiamo preso questa non è stato di, così di paccheri, però ce la stiamo dividendo e la coca. Sono arrivati i paccheri. Saltella! Saltella! Come dicono qua a Malta, madonnina bella! Uegge! Ostia, madonna! Abbiamo finito adesso di mangiare e adesso siamo usciti, siamo con il freddino effettivamente, e niente, e ora ci facciamo una bella passeggiata. Sì, ma come ti è sembrato? Allora, diamo un voto a questo allora, ristorante. Intanto. Allora, loro gentilissimi, aspetta che tieni qua che io devo salutare un amico, il signor Barba. Scusate, ho incontrato il mio manager, quindi lo dovevo salutare, gliel'ho presentato pure a Fortunato che ancora non lo conosceva. Non lo conoscevo, mi ha dato del musulmano. Dice che non mi fanno entrare in aeroporto ad Israele. Infatti quando c'è da andare a Tel Aviv, tu mi sa che non potrai venire. Comunque. Quindi stavamo dicendo che loro sono gentilissimi, camerieri, cioè il maschio era preparatissimo, comunque vabbè, aveva tutta quella... Sì, vabbè, da capo sala. Vabbè, non è che sapeva tantissimo, ce la faceva parlare, va. Cioè, ecco, se la cavava bene, ha venderti un sogno, ecco. Però si è mangiato bene, non possiamo dire sì, che non si è mangiato. Abbiamo mangiato i pasti, anche i paccheri erano buoni, con i frutti di mare. E alla fine non abbiamo pagato coperto. E io ho preso una semplice bottiglietta di Coca-Cola perché non bevo, sono astemio.
Ale ha preso un bicchiere di vino, totale 55 euro. Non abbiamo pagato completamente niente, abbiamo pagato 20 euro per tutti quegli antipastini. Sì. 20 euro a testa per quegli antipastini. Che alla fine sembravano comunque pochi, nel però senso poi che ti hanno riempito, cioè certo, che sembravano misere, però poi alla fine misere non sono, perché ti riempiono. Sì, andiamo di qua che è bello. Madonna, poi mia, una porzione di paccheri l'abbiamo divisa, però l'abbiamo divisa, alla fine ci hanno levato pure 50 centesimi del conto, poi abbiamo lasciato un po' di mancia, però guarda che bello qua. Gira, comunque tutto sommato gira così, va bene come ristorante. Yeah. Fantastico. Ma che bello. Marsax Lock, bellissimo. Mi sta piacendo tanto. Beh. Comunque. Siamo presi di freddo. Sì, perché là dentro si stava bene, ma poi comunque bene, le zone di mare c'è sempre freddo. Noi quando prendiamo, ci prendiamo di freddo diciamo che calato è sereno. Che passavo? Oh, ora senza farci uccidere andiamo a prendere l'autobus. Andiamo a prendere l'autobus, okay, torniamo a casetta. Torniamo a casetta. Non lo so, vediamo. Ho trovato un Mario. Mario messo insieme a cosa? Un manichineco. Ehi Mario! E uno lo stavano ammazzando! No, Mario! Non so dire, cagato adesso! Mario! Ciao! Ma lui l'ha capito che è mio! Aspetta che sta guardando l'altro gatto, Mario! Ah, perché c'è il suo fidanzato! Io so gli aristogatti, insomma! I basili di gatto! Siamo contenti a San Julian, praticamente niente, siamo usciti dal ristorante, siamo andati alla fermata pensando che fosse la fermata per tornarci nel balletto, invece così non è stato, però io ovviamente testa sempre abbastanza intelligente visto che sono femmina, ci vuoi dire qualcosa sulla mia testa? No, gli ho detto fortunato, corri vai da quella signora e vai a chiedere dove cazzo dobbiamo prendere questo minchia di autobus, cazzo minchia tutte le teste. Comunque non si può, non lo so mettere il bip. Comunque fatto sta che la signora gentilissima insieme a suo marito ci hanno fatto un passaggio con la macchina fino a casa, cioè. Mi hanno fatto i complimenti per il mio inglese. Per il suo inglese, tu parli bene l'inglese. No, very well. Very, very well. Dolcissimi, veramente, fantastici, due persone bravissime. Manuel e Marianne, la signora. Bravissimo. Parlare in inglese, poi Laura. Poi la signora fa no, parla in italiano. In italiano. Perché vuol dire che loro in questo modo si esercitano pure anche un pochettino. Parlavano benissimo. Cioè, sì. Bravi, veramente troppo bravi, gentilissimi. Sì. Quindi possiamo dire che comunque questi maltesi, lasciando perdere quelli zaurdi con le macchine così. I Malta style, come li abbiamo soprannominati noi. Cioè, ci sono persone disponibilissime. In tutto, ti aiutano sempre. Cioè, in questi tre mesi ci hanno aiutato sempre. Sempre maltesi. Gli italiani se ce la potevano mettere lì, ce la mettevano. Dove? Se ci volevano. Dove, amore mio? Nel beep! Oppure se. Oppure va. Comunque, noi italiani non siamo fantastici. Quando dobbiamo aiutare qualcuno. Non siamo tutti. Che cos'è? Che cos'è? Siamo a casa. Praticamente. Voglio vedere i cosi. I dolci. Ok. Comunque, siamo tornati a casa. E perché? Perché ho detto ora. Ho detto, ma siamo sicuri che vogliamo tornare a casa oppure vogliamo farci una passeggiata? Non appena ho finito di dire passeggiata,
scoppio del finimondo fuori e sta piovendo. Perché dovete pensare che qua a Malta, questa è una cosa importante che non hai detto, Fortu. Dillo. Siccome non ci sono montagne, non c'è niente, il tempo praticamente cambia tempo... È molto variabile. Tempo insomma. Niente, va, molto... Il tempo cambia tempo niente. Vabbè, avete capito. E quindi praticamente da quando c'è sole, da quando piove, poi c'è sempre vento, quindi siccome il vento spazza via le nuvole, poi le porta pure, capita che nel frattempo che stai passeggiando tutto il sole, ti bagni tutto perché arriva un acquazzone improvviso. Io da piccola, ad esempio, avevo paura degli agenti atmosferici. Che cazzo? Io quando sentivo gli agenti atmosferici, io mi stavo a prendere. Che bestia. Gli agenti. Comunque, gli facciamo vedere che cosa abbiamo preso di dolciumi al coso. Allora, questo pieno di coloranti è un dolce tipico maltese, di dentro non lo so che schifo c'ha. Amore, cocco e fragola, quello è fragola. Ah, è cocco. Poi abbiamo preso un muffin alla Nutella. Buonissimo. Qui poi ho preso un tortino, ecco qui, con le mandorle. Madonna mia, buonissimo. Madonna mia, no, mi sta venendo fame, tonno a bota. Si può dire tonno a bota? Se spieghi cos'è in italiano, così di nuovo. E poi ho preso una cosa che volevo proprio tantissimo, che stavo impazzendo, che la volevo, che se non me la compravo impazzivo. L'apple pie. Che l'hai ripetuta almeno 6 volte. Apple pie. Guarda che bellina, è fatta pure a forma di quadrifoglio. Di quadrifoglio? Sì. Perché ne ha 4, quindi. Sì, perché questo è un viola, questo è un altro, certo, questo è foglia. No, fiore, cioè. Foglia. E porta fortuna perché è apple pie. E quindi questo qua ce la dobbiamo. E niente, quindi ora, visto che fuori piove, siamo stanchi, abbiamo mangiato tantissimo, rimangiamo di nuovo e ci mangiamo la merendina. Va bene. Io invece non vi ho fatto vedere questi che ho comprato ieri da Marks & Spencer, che è un negozio che ha tutti questi prodottini buonissimi. E questi sono mini biscotti al cioccolato bianco e dentro hanno tipo, che cos'è? Tipo wafer? No, non è un wafer, è un biscotto. È un biscotto buonissimo. Praticamente tipo sono... Togo, però al cioccolato bianco. Tipo Togo. E di dentro ci sono queste 5 bustine di queste e danno, se non sbaglio, 7-8 di questi biscottini al cioccolato bianco, ma non buoni di più, proprio squisitezza. Ciao, noi siamo tornati a casa, che siamo messi sul divano e ci siamo proprio addormentati. Manco siamo usciti, l'abbiamo mangiato, non so manco che ora, si è fatto tardissimo. Amore, lo tieni il bastone. Oh, ti prendo questo. Ecco. Accucciati. E quindi niente. Aspetta un po'. Basta che non ti piace. Ok, a posto. Ok. Quindi ci mettiamo ora a letto, e domani comincia un'altra settimana. Ale ha dormito più di me un sacco. Mi si erano addormentate tutte le braccia, le gambe. Perché sono erano piccola, ci sto bene nel divano. Era messo male a lui, ci stavo. E quindi niente. Speriamo che continuate a seguirci. Sì. Che vi stiano piacendo questi nostri video qua a Malta. Sì. E oggi anche la giornata un po' ci ha aiutato. Fare il video. Peccato che ora sta piovendo. Ora sta piovendo, vabbè, il tempo qua è pazzo, è variabile. E quindi, buonanotte. Sembra bene, mi ingaggio. Sembra variabile. Buonasera. Ti devi ingaggiare. Buonasera. Al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao. Buona domenica. Ciao.
Allora, non era Mengoni. Ma che Mengoni? Giuliacci. Era Giuliacci che faceva così. Mengacci quando la domenica del villaggio. Ecco, ci tenevo solo a precisarlo. Volevo precisarlo perché avevo riguardato il finale del video. Perché contento le minchiate che dico io, perché io magari potevo dire che era. E vabbè, Giuliacci, Mengacci, l'Asia. Vabbè, sembra Acci. Buonasera. Acci. Ciao, buonanotte. Ciao.